Giorgio, la prima cosa che ti vorrei chiedere sono proprio quei dati sommessi che, voglio dire, innanzitutto ha già una comunicazione diversa in questo mondiale, molto più uomo squadra, no Massimo, rispetto a come eravamo abituati a vedere. A me quel video lì che fa boba, boba, che dice scemo, scemo, a me quella roba lì mi piace. Cioè, a me è una cosa che dà un po', forse anche perché sente questa carica maradoniana addosso. Però una cosa che lo rende un po' più leader di come del leader silenzioso che eravamo abituati a vedere, secondo me. Sì, e poi nel suo muoversi in campo aspetta l'assist giusto, non so come dire, è proprio con il corpo lui dice ai compagni buttatevi dentro che io ve la passo, non è più Messi che vuol fare gol a tutti i costi, no? Ha capito che si deve tirare indietro e sperare che i suoi compagni si buttino dentro e lui gliela dà sempre perfetta. L'assist è incredibile. L'ultimo assist che ha fatto è veramente impressionante. Col Sembra non quinto, guardare Pannocchio ha mai da detto. quella parte, no? E invece lui aveva visto e anche un po' sperato, no? Che il terzino facesse quel movimento lì. Però, ecco, quello è il genio Quello è il assoluto, genio assoluto. Allora, assoluto a disposizione della squadra. Questa perché in è la cosa. effetti Giorgio segna un po' meno ed è più in alto nelle classifiche degli assist, mi sembra di aver capito, no? In questo Sì, mondiale. se escludiamo i rigori, Messi è uno che in questo momento, soprattutto anche per il fatto che chiaramente è Messi, quindi catalizza chiaramente l'attenzione, ma anche andando un po', a memoria, proprio visiva, cioè un tiro da dentro l'area di Messi è difficile in questo È momento vero. pensare di ricordarlo. Cioè, ci ricordiamo il gol da fuori, ci ricordiamo la stessa mattonella dalla quale poi ha fatto l'assist, che era quel gol da fuori. Certo, lui svaria tantissimo. Il discorso è che ha capito, e ha capito anche l'Argentina chiaramente, che Messi è un'arma triplice, che può essere quello che segna, che può essere quello che fa assist, ma che può essere sicuramente quello che fa convergere i raddoppi, le scalate, eccetera, per poi liberare magari il lato opposto. Sì, a livello di assist, sia di assist attesi che comunque di passaggi determinanti, è secondo solo a Griezmann, mentre se escludiamo i rigori. Messi ha tirato più o meno 20 volte in questo campionato del mondo, mettendo però a segno un dato XG, cioè di expected goal, molto basso, proprio per il fatto che è meno presente in area di rigore, dove chiaramente da XG, quelle zone è più. diciamo che per chi non lo sapesse, anche se diciamo che il pubblico è abbastanza smart, il nostro per fortuna, però l'XG sono gli expected goals, cioè in base alla zona di campo da dove tiri verso la porta c'è un'aspettativa statistica di realizzazione, no? Sono divisi in settori. Quindi diciamo che mi sembra che il più alto sia centrale fuori dall'area piccola, Ma ci giusto? sono vari, allora il discorso è che ci sono vari parametri, alcuni sono simili dei vari algoritmi, che sono chiaramente la distanza dalla porta, il piede, il fatto che la palla sia comoda e non magari un cross di testa, la disposizione della difesa, se un difensore ti sta pressando, sono tanti. Però per spiegarlo anche in maniera proprio più, molto più semplice, immaginate di vedere per la prima volta una partita, non sapete il risultato finale, vedete a un certo punto un giocatore che tira, stoppate l'immagine in quel momento, non avete il risultato, cioè è ovvio che se io vi dicessi Messi contro, allora a quel punto sapete che è gol, ma prendendo una partita di Massimo Mauro, entrata in Catanzaro Milan 0-3, esordio in Serie A, giusto? Ecco, Massimo fa un tiro, voi non sapete, vabbè, vi ho detto il risultato, però non sapete come è finita la partita e dovete stabilire, secondo voi, a livello percentuale, quanta probabilità ha quella palla di entrare. Tutto qui, questo è il dato XG. Poi si è fortunatamente un po' ampliata la situazione, perché? Perché io posso anche tirare da una posizione comodissima, ma se la palla va fuori, io non l'ho messa in porta. Quindi bisogna anche calcolare, per esempio, dove la palla va a finire una volta che è in porta. Questi sono diciamo, I i gol parametri. attesi una volta che la palla entra in porta, però non ci dilunghiamo su questo, semplicemente quello. Immaginate un fermo immagine e datemi una percentuale, secondo voi, Di realizzazione. di 1,9 realizzazione. vuol dire che avrebbe dovuto segnare su azione, che stanno dicendo ha fatto 4 gol. Sì, vabbè, ma il rigore escluso, abbiamo detto. Cioè su azione avrebbe dovuto fare 2 gol. Quindi più o meno sta performando. Però la cosa strana è che il Messi di prima, poi possiamo anche toglierla adesso questa grafica, grazie Enrico. Dicevo, i Messi di prima era un Messi che invece arrivava alla conclusione molto più spesso in area di rigore, cercava di entrare lui col pallone, e Beh, lo questo chiedo io a voi che avete visto più partite, si incaponiva forse anche un po' di più.
nella conclusione. Cercava proprio la risoluzione personale, no Massimo, un po' di più. No, era atleticamente più, più possente, era più forte, no? di gamba, e quindi era molto più dentro al gioco. Era quasi sempre, quando la palla superava la metà campo, io lo ricordo in tutte le partite di Champions, no? Era cercato sempre, in tutte le occasioni che la palla superava la metà campo. Era troppo determinante, perciò Guardiola continua sempre a sostenere che è stato il giocatore che gli ha fatto vincere tutto quello che ha vinto, perché è riuscito sempre a creare la superiorità numerica e quindi lo sviluppo del gioco. Ecco, sembrava un fenomeno l'allenatore, invece Guardiola ha sempre detto grazie ai dribbling di Messi che poi si sviluppava la meraviglia del Barcellona. Adesso, secondo me, atleticamente è calato molto e quindi si riserva quei 20 minuti, mezz'oretta, no, un quarto d'ora nel primo tempo, un quarto d'ora nel secondo tempo, che sono più che sufficienti. Del mondiale è stato pazzesco. Senti, ti ringraziano per una maglia di Platini che hai dato al tuo compagno di squadra dell'Udinese, Papais. Pensa, Papais. Come no, mediano. Ecco, uno di quelli che fumava. Che non fumava. Un Papais, altro di quelli che correva tantissimo. Sì. Sì, Giorgio Papais, sì. E quindi ti ringraziano. No, sì, perché poi, secondo me, qui parliamo di CR7, visto che lo chiedono, visto che avete chiesto anche di Danimarca e Grecia, gli europei, poi adesso facciamo dei parallelismi. Però in questo, secondo me, sta staccando nettamente CR7. Cioè, CR7 è uno che si è incaponito a voler fare le cose lui, secondo me. Anzi, secondo me, io lo dico da tempo, dopo la pandemia, addirittura di più a pensare più ai suoi numeri, a se stesso. E invece Messi, secondo me, ha capito che il passaggio mentale che deve fare un uomo in maturità, sia fisica sia emotiva, è proprio quello di mettersi al servizio degli altri, perché a tutti noi questo passaggio, in qualsiasi lavoro, questo passaggio è indispensabile, secondo me, Fabio. E poi aggiungo, no? Perché c'è il linguaggio del corpo che è diverso in campo. Ma guarda, io sono stato duro con Ronaldo fino adesso. Adesso mi dispiace un po' vederlo in difficoltà. Adesso c'è un po' di accanimento. Un po' mi dispiace, perché è nelle caratteristiche di Ronaldo. Ronaldo dipende dal passaggio, dipende dal cross. Raramente adesso, negli ultimi anni, si costruisce l'azione e va a far gol, no? È dipendente tantissimo, perciò si arrabbia, perciò alza le mani, perciò no, fa capire l'errore dell'avversario. Messi questo non l'ha mai fatto, no? E non lo fa neanche adesso, che ha più bisogno che un compagno gli porti quasi la palla lì a un metro. C'è stato De Paul 2 o 3 volte che si vedeva proprio che gliela voleva passare, non c'era il passaggio, eppure ha tentato di darglielo lo stesso. Ma è giusto fare così, perché Platini insegnava, dice: amico mio, se non mi passi la palla perché sono marcato, io la palla non la tocco mai perché mi marcano sempre. Cioè, non è che c'è un minuto della partita che non ho l'uomo dietro al sedere, quindi me la devi passare lo stesso. Sì, questo sicuramente è vero. Poi diciamo che anche Cristiano dal Portogallo, Massimo, ne parlavamo prima di iniziare, non è stato molto aiutato. Abbiamo visto delle robe, cioè una squadra che deve fare un gol a tutti i costi, devi levare un centrocampista centrale, scusami, un difensore centrale, che due non servivano a niente più, no? E metti Cancelo e Leao. Non lo so, ecco, io poi, sai, certe cose non le conosci, però da di fuori dici: come fanno a non giocare? Cioè, come fanno a non giocare? Cioè, onestamente. Allora, se il Portogallo fosse andato avanti, io te l'avrei anche detto che potevamo pensare, poi non so, anche Giorgio è d'accordo, lui è in mano poi anche tutte le strutture. Abbiamo preparato numeri di Leao nel nostro campionato che sono spaventosi. Cioè, Leao, Giorgio, praticamente è decisivo 2 volte a partita, sempre, comunque, anche quando non fa gol. Cioè,
No, 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 beh, quest'anno negli ultimi tempi sì, però è ovvio che due cose, cioè il fatto, parlavate prima di Cristiano Ronaldo, noi abbiamo sempre detto al club numeri alla mano, dico purtroppo perché è un dato oggettivo, quindi non è che ci si può girare molto intorno. Se noi andiamo a vedere la concentrazione dei tiri totali di una squadra dove gioca Ronaldo, c'è una grossissima percentuale per Ronaldo. Ora è vero che adesso Messi gioca al Paris Saint-Germain e ha un fior fior di campioni a quale passare la palla, magari fa meno gol. Però se regolarmente Cristiano, che tira da ogni posizione, fa 10 tiri su 14, è un po' un problema perché una volta si incaponisce, una volta magari noi ci ricordiamo come al mondiale, no? Al mondiale ha fatto un gol su punizione, ne ha tirati 57 e sono tante 57 punizioni. Adesso io non voglio dire che sia scarso ogni tanto. 57 punizioni in gol vuol dire meno del Eh, 2%. però cioè, capiamo bene che noi ci ricordiamo di quando magari fa la bella rovesciata, ma poi non contiamo tutte le volte in cui ha fatto una rovesciata da fuori area e ha, ma come lui, tanti giocatori. Da quel punto di vista lì sono d'accordissimo con Mauro, cioè con Massimo, cioè Messi ha semplicemente capito che in questo momento, per come è la sua età, per come è la sua squadra, per quello che vuole ancora vincere, deve essere decisivo sotto altri punti di vista, senza, tra virgolette, incaponirsi come Cristiano. Leao invece è lo spaccapartite, cioè da noi è lo spaccapartite. E difficile che uno spaccapartite poi se debba sempre risolvere i problemi, in questo caso del Portogallo. La cosa che unisce forse, magari ne parleremo anche Spagna e Portogallo, è la mancanza, forse quello che si è visto Se poco poi ne delle grandi parliamo squadre, la mancanza di un piano B, perché c'è di una stata una finale. rivoluzione incredibile, cioè la Spagna deve segnare e da che non faceva un cross, metteva solo cross. Da che il Portogallo, abbastanza ordinato, entra CR7, tutti cross per CR7. Cioè, mi sembra un po' una mancanza di, boh, cioè, proprio Te arriva. un cambio totale di un qualcosa che non si era visto fino a 3 minuti prima.